Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Tasi, scelta civica avverte Letta, cambiarla o la maggioranza rischia. Lavoro, l'UE promuove il Job Act di Renzi, va nella giusta direzione. BCE, tassi fermi o più bassi a lungo. Risolvere il pasticcio Tasi senza ricorrere all'ennesimo rattoppo non è un ultimatum al governo, ma poco ci manca, quello lanciato da Scelta Civica che minaccia di non votare all'emendamento dell'esecutivo al decreto sugli enti locali. Ormai, hanno lamentato gli esponenti di Scelta Civica, il provvedimento sulla tassazione degli immobili è un groviglio di mosse e contromosse che, se risolve un problema, ne apre un altro. Il Job Act di Matteo Renzi incassa il sì dell'Europa. È un nuovo programma e, seppure non sia definitivo, sembra andare nella direzione auspicata da lui in questi anni, ha affermato il commissario per il lavoro Laszlo Andor. Massima cautela invece dal ministro del lavoro Enrico Giovannini. La proposta di Renzi sulla natura dei contratti e le tutele ad essi collegati non è nuova, ma va dettagliata meglio. E più che altro, ricorda, molte delle proposte contenute nel Job Act prevedono investimenti consistenti. La BCE lascia il costo del denaro al minimo storico. Il Consiglio ha deciso di confermare il tasso di riferimento allo 0,25%, quello di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,75% e quello sui depositi resta allo 0%. Tuttavia, ha sottolineato Draghi, la BCE è pronta a nuove decise azioni qualora fossero necessarie, in particolare di fronte a una stretta sui mercati o per un peggioramento delle prospettive di inflazione. 3 anni di reclusione e 2 milioni di euro di multa per l'ex ministro Claudio Scajola e l'imprenditore Diego Enemone. È questa la condanna chiesta dai pubblici ministeri Roberto Felice e Ilaria Calò al termine della requisitoria del processo che li vede imputati di finanziamento illecito in relazione all'acquisto dell'appartamento di via del Fagutale a Roma davanti al Colosseo, abitato da Scajola e pagato a sua insaputa, come spiegò l'allora ministro, da Enemone. Arriverà il prossimo 30 gennaio la sentenza per l'omicidio di Meredith Kercher, che vede imputati Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Lo ha stabilito oggi il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, Alessandro Nencini. Intanto Sollecito, da poco rientrato da una vacanza a Santo Domingo, a chi gli chiedeva se avesse in programma altri viaggi, ha risposto secco: resto qui, in Italia. Condannati a 6 mesi per una rissa in discoteca l'ex pilota di Formula 1 Eddie Irvine e Gabriele Moratti, figlio dell'ex sindaco di Milano. Il processo era nato dopo la discussione degenerata che avvenne nel privé della discoteca Hollywood nel dicembre 2008. Entrambi gli imputati, che si erano denunciati a vicenda, erano accusati di lesione. Una birra con farina di carne di balena è quella che vuole mettere sul mercato durante il Thora Blat, il festival in onore della divinità scandinava Thor, il produttore islandese Bruggus Stedia. La birra a base di balena sarebbe, secondo Stedia, una sana alternativa a basso contributo di grassi alla bionda tradizionale. Immediate le proteste degli ambientalisti, che l'hanno definita una mossa di pessimo gusto.